Col Mantova c'era chi ha detto che il Modena magari si sarebbe potuto accontentare di un pareggio, così non è stato. Il Modena ha portato a casa una bella vittoria, sigillandola anche nel finale. Con che atteggiamento invece scenderà in campo a Gubbio? Sicuramente tranquillo per il risultato sportivo, però immaginiamo desideroso di portare a casa l'ultima vittoria stagionale. Ma io non voglio rimembrare sempre il passato, quello che magari qualcuno non conosce a fondo Capuano allenatore. Io penso che l'enfatizzazione, il massimo per un allenatore di calcio, sia il risultato della domenica, no? Infatti oggi è stato l'ultimo allenamento che ho fatto, perché io non sono in grado di allenare una squadra che non ha un obiettivo. L'obiettivo è la partita, quindi è una domanda superflua. Noi andremo con motivazioni altissime, ma anche perché noi non perdiamo da 7 partite, quindi significherebbe allungare la striscia e concludere il campionato imbattuto da 8 partite. Siamo la migliore difesa in assoluto da quando io ho avuto l'onore di guidare il Modena, quindi sulla situazione. Non solo, e mi sembra che solo il Foggia ha fatto meglio di noi, quindi in tutti e 3 gironi, sulla mia gestione siamo su 60 squadre, 59 hanno fatto meno bene di noi, quindi figuratevi se noi non vogliamo far bene. È normale che ci saranno tante assenze, e come giusto che sia, darò spazio a gente che non ha mai giocato, ma anche perché lo meritano, cioè, questo non c'è ombra di dubbio, quindi non metterò sicuramente la migliore formazione in campo, metterò gente magari che non ha mai fatto un minuto, però questo non significa che andremo lì a fare una scampagnata. Che soddisfazione c'è stato? Com'è stato il clima in settimana? Sicuramente immaginiamo euforico dopo aver marchiato una grande risalita in classifica. Guardi, a vedere l'allenamento stamattina c'era un allenatore importante che mi ha detto: è impossibile vedere un allenamento di un'ultima partita di campionato con una squadra che ha raggiunto un grande obiettivo di allenarsi in questo modo. Quindi questo racchiude tutto, cioè noi ci siamo allenati come se fosse stata la prima partita di campionato, perché è giusto che sia così. Motivazioni altissime, magari chi ho visto meno motivato probabilmente non lo farò giocare, ma questa è una mia scelta. Ma io amo questo sport, amo questo lavoro, e ho sempre detto che fare questo mestiere è come fare il prete, è una vocazione. Quindi io ho spinto per tutta la settimana, i ragazzi mi hanno seguito, sarà una partita difficile perché loro comunque saranno motivatissimi, perché oltre che sono, secondo me, la più bella sorpresa del campionato. Si giocano il sesto posto vuol dire tantissimo, ma sicuramente non troveranno una squadra appagata. Non le chiedo chi farà giocare, le chiedo chi sicuramente non ci sarà. Ma Popescu non parte perché ha 2 costole che hanno avuto un problema. Ha giocato poverino 80 minuti con 2 costole incrinate e non ce ne eravamo nemmeno accorti. Flautario difficilmente sarà in campo. Poi darò spazio sicuramente a Chiossi, sicuramente a Guardiglio. Ho detto gente che non ha mai giocato, quindi era facile determinare chi erano le scelte. E poi darò spazio anche a qualcun altro. È quasi un peccato che finisca questo campionato dopo questa cavalcata, e comunque ci sono dei rammarichi, perché guardando chi farà il proseguo dei playoff sarebbe potuto esserci stato anche il Modena. Ma guardi, il rammarico più notevole è che Modena, che ha una storia. Io oggi sono orgoglioso di essere stato l'allenatore di questa squadra, mi creda. Sono fiero, orgoglioso, non solo per come sono stato trattato, per come sono stato amato, lo posso dire tranquillamente perché me ne accorgo quando qualche volta cammino per strada. Io, quando smetterò di fare questo mestiere, l'orgoglio mio sarà nel citare le squadre che ho allenato, Modena sicuramente sarà tra i primissimi posti. E il rammarico c'è sempre nella vita, però io sfido chiunque, via. Quando sono arrivato c'era il De Profundis, questa squadra sarebbe stata accompagnata ai cipressi, c'era una sfiducia notevole. Io oggi, 6 di maggio, dico che 3 squadre hanno fatto meglio di me. Quindi chapeau notevole ai ragazzi, che non smetterò mai di ringraziare. Il resto è tutta via fritta, voglio dire. Ci si chiede se si poteva far meglio, dovevamo portare una media promozione, la vittoria di campionato. Se solo 3 squadre fanno meglio di te, sicuramente c'è il rammarico, perché non c'è stata mai una squadra che ci ha messo sotto, tranne a Parma mai nessuna squadra ci ha fatto più di un gol. Abbiamo perso partite a Mantova in maniera inopinata,
abbiamo perso col Padova in casa in maniera inopinata, abbiamo perso a Venezia, quindi per citarne alcune, abbiamo fallito qualche partita, sicuramente quella di Macerata, quella con Lumezzane, quella di Bolzano, dove lì la colpa è nostra, però obiettivamente penso che nel nostro piccolo abbiamo fatto.